Disse, non ti rimanere male né a strada, tu si muore di sotto a quella montagna e si faccia in bilè. Io vi do un consiglio, noi vogliamo andare in Serie B e lei si faccia fare la squadra. Noi vogliamo rimanere pezzacchie, non c'è da un pezzo stato pigliando le squadre che sono salvate. Questa piazza vuole salire, è un messaggio che ve lo do a voi e alla società. Noi vogliamo rimanere in Serie B. Vuole rimanere ad Avellino, e accompagniamo noi in Coppa di 9. Chi vuole rimanere se ne andrà io. Se ne andrà io. Vuole rimanere motivato. E da far rispetto. Ha capito? Fate rispetto. Nelle parole che Catello Porfido e Franco Iannuzzi, due leader della Curva Sud, hanno indirizzato dalla recensione di Mercogliano a mister Roberto Taurino, c'è la frenesia di un popolo che non vede l'ora di scappare dall'inferno della Lega Pro. Sentimento condivisibile per la passione di chi lo ha pronunciato, ma attenzione ad estremizzarlo o invadere il campo altrui prima ancora che abbia inizio la stagione. Se davvero si vogliono evitare gli errori del passato, sarà bene partire dal rispetto dei ruoli, ad iniziare da quello del direttore sportivo, impegnato in un'opera di ricostruzione da fare invidia a quella che fu di Zamberletti, per finire a quello della dirigenza che, dopo aver sperperato, ecco il termine giusto, una decina di milioni in due anni, invece di ridimensionare il programma, ha ribadito che è pronta ad ulteriori sacrifici pur di rendere felice il popolo irpino. Non a caso, dalle parole dello stesso Enzo De Vito, è sempre stato ribadito che arriveranno almeno 4-5 calciatori veri, big, destinati ad alzare di molto il tasso qualitativo della squadra, come è stato per Dall'Oglio e quasi certamente sarà per uno tra Brosco o Aia, e soprattutto l'attaccante che prenderà il posto di Maniero. Parliamo di elementi prelevati dalla cadetteria in queste ore ad una quotazione di gran lunga inferiore rispetto a quella di un mese fa, particolare da non sottovalutare se in ritiro hai almeno 7-8 esuberi di cui disfarti e con ingaggi faraonici. Perché allora mettere in dubbio già adesso la volontà della dirigenza di rinforzare la squadra? Calma, pazienza, fiducia e soprattutto rispetto dei ruoli resta pertanto la strada maestra per raggiungere l'obiettivo prefisso, perché se i tifosi vogliono vincere, sappiate che giornalisti, dirigenti e società forse lo desiderano almeno quanto loro. Nei prossimi giorni, come sempre annunciato da questa emittente, arriveranno di certo due difensori per nulla inferiori a Dossena e Bove, sui quali De Vito sta lavorando da almeno un mese, rispettando così le tappe di una ricostruzione che va affrontata con giudizio e riflessione, senza farsi prendere dalla frenesia di dover accontentare la piazza o presentarsi alla festa del lupo con un regalo buono solo per strappare l'applauso dei tifosi. Lo diciamo il 30 luglio a bassa voce e con estrema convinzione. Insomma, lasciamoli lavorare in campo e dietro le scrivanie senza frenesia per giudicare, cari tifosi, ci sarà tempo, anche perché, come sempre, parlerà il campo.